C'è una radio che ogni giorno si prende cura delle persone che ami. Rainbow, la radio senza barriere. La voce di chi non ha voce. Quando hai un figlio con una disabilità complessa e grave come Matteo, la maggior parte del tempo che trascorri con lui lo usi per tenerlo in vita. Ogni giorno, più volte al giorno, devo disinfettargli l'orecchio destro, ormai privo di timpano, staffa, eccetera. Tenergli la pelle del viso idratata, poiché troppo sottile. Tenergli le vie respiratorie liberi da catarro con una macchinetta che, spingendo l'aria con forza nei polmoni, arriva dove il suo respiro troppo labile non riesce. Tenere asciutte le parti che con la sua postura si piagano e curare le piccole piaghe che nonostante tutto si formano. Tenere pulita e asciutta la pelle intorno al tubino che ha infilato nella pancia per poter mangiare e bere. Senza contare i dolori che sente, i cambi di pannolino. Ogni pannolino che indossa, circa 6 al giorno, viene sagomato da me con le forbici perché non gli provochi arrossamenti dove tira tagliando la pelle. 5 volte al giorno prende i suoi farmaci salvavita. Mi rendo benissimo conto che questo non è vivere per nessun essere umano. Matteo vive quando esce a fare una passeggiata, quando andiamo per compre e ci divertiamo a provarci occhiali e cappelli, quando ci guardiamo un film o gli faccio assaggiare il mio caffè seduto in un bar, quando può condividere con gli altri un evento cittadino o quando lo dondolo sull'altalena del parco urbano. Tutto questo per far capire l'importanza di quell'altalena, spesso rotta, di uno scivolo davanti ad un negozio, di un evento pubblico fatto in una location accessibile a tutti. Ogni volta che la giraffa rotelle si impegna a far rispettare un diritto, chiede aiuto all'amministrazione, protesta o fa notare una mancanza, lo fa per donare qualità di vita a chi vita non ne ha. Ognuno di noi, ogni singolo individuo, dovrebbe essere consapevole che il suo contributo è veramente importante. Il rispetto degli oggetti, avere la pazienza di mettere e togliere una pedana davanti alla propria attività commerciale, sbattersi un po' per trovare una location adatta a tutti, sono gesti di grande civiltà ed importanza per tutti. Donano qualità di vita, donano la voglia di alzarsi la mattina nonostante tutte le difficoltà quotidiane. Un'esclusiva di Rainbow, diversamente radio, la radio che non ha età.